Capito? Abbiamo qua il primo armonicista che Diatonico. va al conservatorio. Mi sembra di capire che tu non fai diatonica al conservatorio. No, purtroppo ci sono classi in giro per l'Italia di armonica cromatica, ma di armonica diatonica in realtà non c'è granché. Ma anche perché con un giocattolo che Non si può, cosa io non la definirei un giocattolo per niente. Ah, alla fine, se ci pensi alle stesse ottave di uno Eh strumento, sì. chiamiamoli veri, ma in realtà abbiamo tre ottave a Eh disposizione. sì. Già dall'accordatura, per come è impostato lo strumento, abbiamo a disposizione diversi accordi sullo strumento e comunque rispetta delle regole armoniche, tali per cui ci possono permettere di suonare. E cosa no, cosa di non vero? Secondo te? Ma secondo me è nulla, è soltanto la gente che pensa che sia un Esatto. giocattolo. Stai facendo a pianoforte, Sì, giusto? ho fatto la scelta più ardua possibile, quella là di provare a studiare il Sì, la più pianoforte. interessante, guarda, non Sì, anche so. perché ti dà una consapevolezza armonica tale per cui Esatto. da solista comunque l'armonica la possiamo paragonare a un violino, a una tromba, a un sassofono, quindi facciamo solo note singole per lo più. E ha problemi poi Sì, si con una perde quella che. consapevolezza armonica proprio Esatto. di dove sei, Dove arrivato a un sei? certo Sì, punto, cosa sta esatto. succedendo. Esatto, ma questo è importante uno studio di uno strumento armonico, Sì. come il pianoforte, potrebbe essere anche la Lo chitarra, strumento insomma. resterà sempre il mio primo strumento, l'armonica. Il pianoforte ovviamente lo sto studiando e mi sta aprendo un milione di vie. Che anno sei? Io sono già al preaccademico praticamente, Ah, quindi mi preaccademico. stanno dando un attimo una formazione perché, Certo. diciamo, non l'avevo mai studiato seriamente prima, adesso le cose cominciano a farsi un pochettino più serie, Perché tuo quindi strumento era il l'armonica, mio quindi strumento tu è è l'armonica. l'armonica. Precisiamo Però questa là cosa. studi, quindi hai dovuto imparare il piano. Sì, all'inizio ragazzi vi posso dire che è parecchio, parecchio difficile anche uscire da determinate ottiche, magari abituato a essere sempre accompagnato da qualcuno, devi incominciare ad accompagnare tu, a eseguire linee di basso mentre che tiri giù gli accordi, quindi cioè, Certo. tutta un'altra forma mentis Sì. rispetto Vabbè, è ad una altri. crescita musica-artistica. Sì. Però io ti conosco da tempo, no? Michelangelo. Lui è partito con un'idea chiara, no? Io voglio suonare l'armonica, non un genere. Io voglio suonare l'armonica, quindi quando ci siamo incontrati, lui è più giovane, un giovincello, però è partito con l'idea, voglio diventare un musicista che suona l'armonica. Il percorso che sta facendo Sì, è da ammirare, da seguire, secondo me, no? Un po' quello che volevamo fare noi, quando eravamo giovani. quando eravamo giovani. È parecchio arduo come percorso, bisogna soltanto non demordere mai e avere la voglia o farsela venire durante la giornata. Qualche esercizio base da studio al conservatorio da poter applicare all'armonica. Sì. Un esercizio che possiamo fare è quello di andare ad Sì. eseguire le note di ogni relativo accordo, quindi l'arpeggio, Sì. in questo caso del nostro 2-5-1, che è la progressione che nel jazz, diciamo, viene più usata, soprattutto in quello classico. Cosa succede? Succede che noi andremo a suonare l'accordo di Re minore, quindi Re, Fa, La, Do, poi andremo a suonare l'accordo di Sol settima di dominante, quindi Sol, Si, Re, Fa. E poi andremo a suonare l'accordo di Do major 7, quindi Do, Mi, Sol, Si. Quindi Esatto, proviamo. faremo Sì, una sì. cosa semplicissima, tutti i vari accordi che noi andremo a suonare in posizione fondamentale Sì, dell'accordo. ok. Cioè, soltanto come hai visto, usando le note stesse dell'accordo, anche invertendole, Assolutamente siamo dentro il dentro il brano. brano, ok.
perché siamo le note fondamentali. Esatto. In altre tonalità? Lo stesso discorso. Questo puoi fare per tutte le i secondi, quinti, prime delle diverse tonalità. Sì. E per abbellire questo secondo, quinto, primo, qualcosa? Potremmo, fra le tante possibilità, perché ne abbiamo centinaia, che sto ancora studiando, quindi io sono ancora in fase di studio. Una cosa che potremmo fare su 2-5-1 potrebbe essere suonare le estensioni sugli accordi. Che significa le estensioni? Penso lo sappiamo, però lo diciamo. Le estensioni dell'accordo sono, in questo caso, dato che abbiamo Do, Mi, Sol, Si, che sono prima, terza, quinta e settima, le estensioni per l'appunto sono nona, undicesima, e tredicesima, e poi la relativa ottava. E quindi noi alla fine stiamo suonando le note di quella scala, soltanto che suonate su quell'accordo prendono un determinato sapore, e poi sta a discrezione del musicista scegliere. Suoni anche il pianoforte in qualche gruppo? Non ancora, dico non ancora, perché più là magari mi piacerebbe fare qualche cosa. Certo. Al momento work in progress, praticamente stiamo studiando. Ed è parecchio arduo la strada, però vabbè, dai, siamo qua. Studi più di quanto studiamo noi due, sei tutti noi praticamente.